Radio DJ. Carlo Lucarelli. Carlo Lucarelli presenta Di Giallo, il radiodramma di Radio DJ. Salve a tutti, siete su Radio DJ, questo è Di Giallo e io sono Carlo Lucarelli qui assieme a Fabio B per raccontarvi un'altra storia incredibile che viene dalla metà oscura del mondo, anzi, dell'altro mondo. Perché questa è la storia di una creatura della notte, una di quelle che si alzano dalla tomba ed escono soltanto quando cala il sole, una di quelle che abitano le storie che fanno paura, i film e i romanzi dell'orrore. Infatti, c'è una creatura più incredibile di un vampiro. Ecco, questa è la storia di un vampiro, forse l'unico vampiro mai esistito veramente. Perché questa è la storia di un attore ungherese che si chiama Bela Lugosi. Prima di diventare un vampiro, Bela Lugosi si chiamava Bela Ferenc Dezo Blasco ed era il più piccolo dei quattro figli di un impiegato di banca. Al piccolo Bela la scuola non piaceva, suo padre lo capisce, e così arrivato a 12 anni, verso la fine della scuola dell'obbligo, gli fa lasciare gli studi e gli permette di fare quello che gli piace di più, recitare. Il giovane Bela fa l'attore, finché non scoppia la Prima Guerra Mondiale, ed è costretto ad andare al fronte come tenente dell'esercito dell'imperatore Francesco Giuseppe. Poi la guerra finisce, l'imperatore la perde e l'impero austro-ungarico svanisce. Come era già successo in Russia con la rivoluzione, l'Ungheria diventa una repubblica sovietica, la Repubblica Sovietica Slovacca. Il giovane Bela torna e riprende a recitare. È un giovane alto ed elegante, affascinante, dal profilo affilato molto nobile e diventa una star della compagnia del teatro nazionale ungherese, Shakespeare soprattutto. Fa anche qualche film. Poi, nel 1919, la Repubblica Sovietica Slovacca se ne va anche quella. Bela, che è iscritto al Partito Comunista ed è anche un attivista del sindacato attori, nel nuovo ordine non ci sta bene. Così, come molti altri, emigra e se ne va in Germania. Bela adesso ha 37 anni. In Germania continua a fare l'attore e non è ancora un vampiro, ma proprio a Berlino ne incontra uno. Si chiama Wilhelm Friedrich Murnau e fa il regista. Ha diretto uno dei più grandi film di vampiri della storia del cinema, Nosferatu. Qualcuno dice che sotto le spoglie del mostro calvo e bianchissimo, dai denti acuminati come quelli di un serpente, che proietta la sua ombra spettrale sulla vittima, terrorizzando tutti gli spettatori dei cinema di allora e anche di adesso, ci fosse proprio lui, Murnau, nascosto sotto lo pseudonimo di Max Schreck, che guarda un po', in tedesco, significa Max Terrore. Qualcuno dice di più, che ad interpretare il personaggio di Nosferatu ci fosse un vero vampiro, che Murnau era andato a cercare nei Carpazi, come racconta il film L'ombra del vampiro, di E. Elias Meringe, con John Malkovich e Willem Dafoe. Un vampiro in carne ed ossa, e non importa se non è vero. Il bello delle storie di vampiri è che sono affascinanti, non realisti. Per cui, se Murnau ha interpretato Nosferatu e l'attore di Nosferatu era un vampiro, ecco che Murnau è una creatura della notte. Ma non è lui a fare di Bela un vampiro. A dargli il dono oscuro che lo trasforma in un non morto, non è un altro vampiro, ma un luogo. Un luogo in cui le storie strane, anche quelle di mostri, anche quelle di vampiri, piacciono molto, anzi, lì crescono e diventano famose. Hollywood. E non è una maledizione a renderlo un revenant, un risorgente come il conte Dracula, oppure un morso sul collo come le sue vittime. A far diventare Bela Blasco un vampiro è un sistema, l'industria del cinema americano. Bela Blasco, ancora soltanto attore e non vampiro, nel 1921 lascia la Germania, se ne va da Berlino e siccome non ha i soldi per pagarsi il biglietto per gli Stati Uniti si imbarca come marinaio in una nave da carico e si fa sbarcare a New Orleans. Arrivato a Hollywood, Bela si cambia il nome. Blasco non funziona, forse suona troppo messicano e comunque non è così incisivo e per un attore il nome è molto importante. C'è il paese in cui è nato che ha un bel nome, Lugos, e allora eccolo il nome nuovo, Bela, Bela Lugosi, molto esotico, molto ungherese. Negli Stati Uniti Bela è costretto a fare i conti con il suo forte accento slavo, che lo limita parecchio nelle parti. Finché il cinema è ancora muto, non è un problema, la voce non si sente, basta la faccia. E Bela, così magro, così europeo, con gli occhi cerchiati e lo sguardo misterioso, è una bella faccia per il cinema. Col teatro è un po' diverso, lì la voce si sente. Ma non è un problema, anzi. Bela era un sindacalista, uno che sapeva organizzare. Mette insieme una compagnia di attori slavi e va in giro a recitare in lingua per gli immigrati. E quando c'è bisogno, se lo aumenta l'accento, se lo esalta quel suo accento così esotico. Può fare le parti da caratterista, se c'è bisogno di un ungherese o comunque di uno slavo, eccolo lì. Ce n'è una perfetta per lui, così elegante, così nobile, così misterioso e così slavo. È la parte di un conte rumeno che sembra perfetta per la sua figura, per il suo raffinato portamento mitteleuropeo, per il suo modo di parlare,
e anche per la forte sensualità della sua recitazione. È il protagonista della trasposizione teatrale di un romanzo molto famoso, scritto da un autore inglese che si chiama Bram Stoker. Dracula, la storia di un conte che ha un castello in Transilvania e che è appunto un vampiro. A Broadway Dracula è un successo, 221 repliche tutte in fila. E siccome quando c'è qualcosa che funziona il cinema va a prendersela, ecco che dopo la trasposizione teatrale Dracula diventa presto un film. La Universal affida il film a Todd Browning, regista di film strani e maledetti come Freaks, realizzato con attori non professionisti, tutti freaks come si chiamavano allora, persone con gravi deformità fisiche che una volta sarebbero state esposte nei circhi, cosa che effettivamente avviene nel film, che si svolge appunto in un circo. Bene, per la parte principale, quella del conte Dracula, Browning vorrebbe un attore famoso come Lon Chaney, ma Lon è occupato e non può. Allora Browning sceglie un attore che già conosce e che sta terrorizzando tutta Broadway con la sua interpretazione del vampiro, Bela Lugosi. Di Giallo su Radio DJ. Il successo del film Dracula crea la figura del vampiro nell'immaginario collettivo. Il vampiro del folklore, quello della tradizione e delle leggende popolari, sarebbe un contadino transilvano, dal volto arrossato e le unghie e i capelli lunghi, segno della vita che continua dopo la morte, vestito semplicemente di un lenzuolo, un sudario. Nel romanzo di Bram Stoker è una specie di spettro vestito di nero, ma con Bela Lugosi diventa un raffinato signore in frac e mantellina foderata di rosso, capelli lisci di brillantina e scarpe di vernice. La figura del vampiro si trasforma, e si trasforma anche Bela Lugosi, che con quel primo film diventa un revenant, un risorgente, un vampiro. Perché dopo il primo Dracula del 1931, Bela ne interpreta altri, di Conte Dracula, frac, canini appuntiti, occhi luccicanti e accento slavo. Interpreta anche molti altri film senza Dracula, film sempre meno importanti, sempre più piccoli, perché come succede a molte star di Hollywood, capita di imboccare il viale del tramonto. Soprattutto se, come Bela, cominciano con la morfina e non si fermano più, fino a diventare tossicodipendenti. Il declino di Bela Lugosi lo porta fino ai trash movie, a cinema spazzatura. Lo porta a quello che viene universalmente considerato il peggior regista di tutti i tempi, il leggendario Ed Wood, raccontato da un bel film di Tim Burton con Johnny Depp. E quando non ci sono quelli, allora Bela Lugosi calca i palchi dei Night Club, dove appare in frac e mantello. E il declino è appunto il viale del tramonto che si porta via molti attori come lui. Ma questa è la sua vita da umano, quella diurna, quella falsa che non conta. La sua vera vita è quell'altra, quella da vampiro. Perché più il tempo passa e più Bela Lugosi si identifica nel conte Dracula, come se davvero il vampiro lo avesse morso, trasformandolo per sempre. Con i soldi guadagnati col cinema, Bela compra una casa sulle colline di Hollywood, come tutte le star. Solo che la sua non è una villa sfarzosa con una piscina a forma di cuore o di chitarra. Lui si fa costruire un castello gotico, coperto di edera arrampicante, con sulla porta un battente a forma di pipistrello. Le ville di Hollywood a Beverly Hills, Bel Air o Mulholland Drive hanno sempre un bel giardino che le circonda, serve anche a tutelare la privacy. Ma attorno al castello di Bela Lugosi non c'è un giardino, ma un cimitero, punteggiato da lapidi bianche. Cani neri dentro la cancellata di ferro e gatti neri sul tetto. Dentro la villa pipistrelli finti attaccati al soffitto, buia penombra sempre, mai la luce del sole, ragnatele giganti e naturalmente niente specchi. Ai vampiri, lo sanno tutti, non piacciono gli specchi. Non ci si possono riflettere dentro, e così gli umani li scoprirebbero. E allora caccia spietata, aglio, acqua santa, crocifissi e paletto di frassino nel cuore. È perfetta la villa di Lugosi, è proprio il castello di un vampiro. E non importa che sia stata realizzata dai tecnici della Universal con materiali di scenografia, quando Bela era ancora una star e poteva chiedere quello che voleva. È tutto finto, tutto di cartapesta e cartone, ma lui va bene così. Gli altri, quelli che non sono vampiri, gli umani insomma, lo credono pazzo. In effetti lui non fa niente per smentirlo. Evita di uscire di giorno, con la luce del sole. Veste in frac e parla come il conte, con il suo forte accento ungherese e la sua cadenza retorica e strascicata. Ride come lui e a volte allunga anche le mani, le dita piegate come artigli. È pazzo, non dicono gli altri. Soffre di una forma di paranoia aggravata dalla morfina e dal declino della sua carriera. «Mi si dovrà spiegare perché sono pazzo per il solo fatto di credermi il conte Dracula», dice lui, facendo notare che in giro ci sono cose molto più strane di quella. E in effetti ha ragione, soprattutto negli Stati Uniti, soprattutto a Los Angeles e soprattutto a Hollywood. E così va avanti, piccoli film trash, i nightclub, la gente che lo evita e lui che giura di essere un vampiro. Di più, di essere il conte Dracula. Finché non succede qualcosa. Nel 1956, a 73 anni, provato dalla sua vita da vampiro e dalla morfina, muore in una clinica di Los Angeles per un attacco cardiaco.
Bela Ferenc Dezo Blasco, detto Bela Lugosi, muore a 73 anni in una clinica di Los Angeles. Muore, ma siamo sicuri? Perché attenzione, i vampiri non muoiono, lo sappiamo. Le sue ultime parole sul letto di morte erano state: io sono il conte Dracula, io sono il re dei vampiri, io sono immortale. E infatti, tra i fan di Bela Lugosi, che resta anche nella decadenza un attore di culto, c'è chi giura quel giorno, il giorno della sua morte, di aver visto un enorme pipistrello uscire dalla finestra della sua camera d'ospedale e volare via. E come succederà ad un altro attore che interpreta un personaggio che torna dalla morte, Brandon Lee, che interpreta Eric Raven, detto il Corvo, e che sul set di quel film c'era morto davvero a metà lavorazione, anche Bela Lugosi appare vivo e vegeto in un film nel 1959, 3 anni dopo la sua morte. Ed Wood aveva girato qualche metro di pellicola con Bela Lugosi vestito col frac di Dracula, qualche inquadratura senza parole, che serviva come provino per un film di vampiri. Quando gira uno dei suoi film più trash e più di culto, Plane 9 from Outer Space, Ed Wood si ricorda di quelle scene e le inserisce nel film, girando alcuni raccordi con una controfigura. Ed eccolo là, Bela Lugosi, che torna dall'aldilà, che torna dalla morte per recitare in un film, come un vampiro. Se non credete ai vampiri, allora non c'è problema. Nella tomba con soprascritto Bela Lugosi, che sta all'Holy Cross Cemetery di Los Angeles, avvolto nel mantello rosso da Dracula in cui si è fatto seppellire, c'è Bela Ferenc Dezo Blasco, ormai ridotto ad uno scheletro, probabilmente. Ma se ci credete, se credete ai vampiri, state attenti quando ad aprirvi la porta di un castello è un signore alto ed elegante, in frac e scarpe di vernice e con un forte, strascicato accento slavo.